Rispondimi è il mio secondo libro di racconti, il primo è per voce sola, ed è nato in un momento particolare, cioè dopo la scrittura di Anima Mundi. Anima Mundi ha ricevuto tantissimi attacchi alla sua uscita e non è facile per uno scrittore sopravvivere a un linciaggio mediatico. Rispondimi è stato lo sblocco, diciamo, per riprendere a scrivere. E forse non a caso è un libro di racconti, cioè di cose brevi unite tra di loro da un senso. La violazione dell'innocenza, la vita nel non amore e la possibilità dell'amore anche nel non amore, che sembra un gioco di parole. Ma è un libro sulle solitudini, sulle sofferenze interiori nei momenti di fragilità della vita. Vi leggo un passaggio che a me è molto caro. Ogni cosa nel mondo ha il suo opposto, il nord e il sud, l'alto e il basso, il freddo e il caldo, il maschio e la femmina, la luce e il buio, il bene e il male. Ma allora, se davvero è così, perché è possibile dire ti uccido e non è possibile dire ti restituisco la vita?